Una corsa coraggiosa, spedita, senza alcuna esitazione, quella della domenica di Pasqua a Sulmona. 20 secondi che sembrano senza fine alle oltre 10.000 persone che con il fiato sospeso hanno assistito alla manifestazione. Un'emozione questa corsa? È sempre un'emozione grande. È il frutto di anni, di un anno di lavoro e di un gruppo di persone ben coese tra di loro. Quindi è andata bene, la corsa è stata perfetta? Penso di sì. La madre di Gesù è ancora incredula e vestita in lutto quando decide di uscire dalla chiesa di San Filippo, accolta dagli applausi dei presenti. Gli apostoli San Giovanni e San Pietro hanno tentato di avvisarla per ben 3 volte prima di convincerla a raggiungere il figlio risorto. In una frazione di secondo il passo lento e strusciato si trasforma in andatura rapida e decisa, perché Maria, da incredula, diventa convinta. Sicura di vedere dall'altro lato della piazza, oltre il varco, in mezzo alla folla, suo figlio, il Cristo risorto. Che cosa insegna la Pasqua ai credenti, ma anche ai non credenti? Ecco, la Pasqua certamente non è soltanto per noi che crediamo, ha un suo significato profondo per tutta l'umanità. Questa risurrezione di Gesù, questo evento, ha portato un cambiamento all'umanità, un cambiamento che dice fraternità, che dice... Ecco, viviamo un'esperienza bella su questa terra, in armonia, tra fratelli, con tutti. Ecco, questo messaggio ci accomuna con tutte le altre fedi e le altre religioni. È una corsa, come ci ha ricordato Sua Eccellenza il nostro Vescovo durante l'omelia, è una corsa che gli uomini fanno, che vanno incontro a che cosa? A Gesù che risorge nel giorno di Pasqua. Che cosa ci dice questa corsa? Com'è andata? Mi sembra perfetta, come in tutti questi ultimi anni. È sempre una bellissima manifestazione che richiama tanta gente, tanto turismo e questo sentimento religioso che riunisce Sulmona in questo periodo, che è il periodo pasquale, è sempre un ottimo clima per uscire e goderselo. Una corsa emozionante come ogni anno, si rinnova in ogni occasione questo inno alla gioia, alla risurrezione, alla speranza che irradia tutta la piazza e tutta la città. Il manto verde prende il posto del vestito a lutto e con esso arriva anche la primavera e una nuova fiducia nell'umanità.